La prima patatina al mondo fritta negli idrocarburi. Questa è una candela ed è fatta di paraffina derivata dal petrolio, ovvero quella roba che succhiamo da sottoterra da decenni. Bentornati amici chimicazzi nel mio laboratorio cucina. Oggi risponderemo a una delle più annose e antiche domande della storia, ovvero: si può friggere utilizzando la cera di una candela al posto dell'olio? Questa impresa dovrebbe essere abbastanza facile, infatti la paraffina e l'olio per friggere a livello chimico non sono poi così diversi. La paraffina è composta da idrocarburi, cioè catene di atomi di carbonio contenenti soltanto atomi di idrogeno in lunghe catene, mentre l'olio o il burro, lo strutto, lardo, la sugna, sia vegetale o animale, è composto da trigliceridi, esteri degli acidi grassi. Possiamo vedere che chimicamente queste due molecole non differiscono poi molto, con punti di ebollizione piuttosto alti, e quindi possono svolgere il processo di cottura trasferendo il calore e sostituendo l'acqua all'interno degli alimenti. Ma a livello alimentare la paraffina viene già utilizzata, per esempio per coprire di cera i pezzi di formaggio, oppure per dare un aspetto più lucido ad alcuni frutti o alla verdura. La paraffina è utilizzata in alcuni farmaci, per esempio, specialmente quelli che ficcano su. Ovviamente quella utilizzata a livello alimentare non è la stessa delle candele, va bene? Questa non è food grade. Ma io sono chimicazza e faccio quello che mi pare. Voi non lo fate. Uno dei vantaggi che mi vengono in mente nell'utilizzare la paraffina invece che l'olio: il nostro corpo non la può metabolizzare, non sa che farsene di un idrocarburo. Chimicamente è come se mangiassimo dei pezzettini di polietilene. Non abbiamo gli enzimi per digerirla, mentre abbiamo gli enzimi per digerire i trigliceridi. Che significa che stiamo per fare una frittura con pochissime calorie, perlomeno meno di quelle che ci sarebbero nella frittura fatta con l'olio. Che significa che anche mangiando tutto questo blocco, cosa che non consiglio di fare a nessuno se non vuole un blocco intestinale, rimuoviamo lo stoppino. Non riusciremo a tirar fuori neanche una delle svariate migliaia di calorie che ci sono in questo blocco. Quest'affare come entra, esce dal lato o dall'altro, comunque anche in reverse. Non ci resta che provare. Peperone, paraffina. Scaldiamo. Per un'ottima frittura di solito si usano temperature tra i 160 e i 180 gradi. 190. Sta già fondendo. Perfetto. Nell'attesa che la paraffina fondesse, ho preparato una bella patatona lessandola al microonde. Una lessata veloce, giusto per non dover friggere una patata completamente cruda. A questo punto ho proceduto a tagliarla a listarelle ed era pronta per la frittura. Mi ricordo che tempo fa anche il canale Cody Slab aveva fatto un esperimento simile. Lui aveva utilizzato però la cera d'api, che è principalmente composta da esteri, esattamente come i trigliceridi. Per ora non ho ancora visto nessuno friggere dentro agli idrocarburi. Credo che metterò sotto una tovaglia. Voglio evitare che la cera trabocchi, quindi tolgo la candela. La temperatura di fusione di questa cera deve essere intorno agli 85 gradi. Goccioline d'acqua che sono finite dentro adesso stanno scoppiettando. Quando supereremo i 100 gradi dovrebbero andarsene. Ok, siamo circa a 130 gradi, aspettiamo che aumenti ancora un po' la temperatura e mi sto accorgendo che non c'è alcun odore in cucina. Micidiale. Bene, siamo circa a 160 gradi, la paraffina comincia a fare dei suoni inquietanti e io sono impaziente. Prima che il becker si crepi e copra tutto di cera rovente, andiamo a friggere la prima patatina al mondo fritta negli idrocarburi. Sta friggendo alla grande, frigge da paura. Paraffina sta sostituendo tutta l'acqua dentro alla patata, facendola diventare croccante, saporita, cuocendo gli amidi all'interno. Guarda come diventa bella dorata. È molto soddisfacente questa cosa, molto soddisfacente. Patatine fritte nei prodotti del petrolio, adoro. Ok, direi che li tiriamo fuori. Sembrano fritte a dovere. Ti prego non scoppiare. Anche un pelo troppo, forse. Belle dorate. Guarda qui!
Guarda che spettacolo! Queste hanno esattamente l'odore che dovrebbero avere delle patatine fritte. Sale, glutammato. La vita senza glutammato non vale la pena di essere vissuta. Buon appetito! Raga, è una patatina fritta. Solo e unicamente di patatina fritta. E boh, cioè, a me le patatine fritte fanno cagare, però sa di patatina fritta, non sa di altro. È ok. Ora, perché fermarsi alle patate fritte, ovvero il cibo dei belgi, di cui qualcuno di voi sa che mi sono nutrito per lungo tempo con mie enormi sofferenze. Le patate lasciamole ai belgi. Facciamo la frittura più buona, cioè quella di pesce. Abbiamo delle fantastiche mazzancolle qui, che non vedono l'ora di essere fritte. Faremo una veloce pastella. Pastellato, non rompete le... Procediamo. La mazzancolla fritta nella cera. Questa è veramente paraffina e non è olio. Quanto velocemente si solidifica su un cucchiaio freddo. La mazzancolla è pronta! Ale! Pastella è venuta un po' uno schifo, si è staccata tutta dal gambero. L'odore è quello giusto. Il sapore anche! È buonissima! Abbiamo fritto nel petrolio. Amici chimicasti, vi ricordo che la paraffina delle candele non è adatta al consumo umano. Questa era solo una semplice dimostrazione di come si può friggere anche dentro gli idrocarburi. Io l'ho fatto, voi non rifate. Sono Chimicazza e non sono il tuo professore. E a proposito di petrolio, purtroppo il giacimento che avevo trovato nel mio giardino a causa di recenti avvenimenti è stato sfortunatamente drenato. Quindi se volete sostenermi su Tipeee vi lascio il link qua sotto.